Ragazzi, bentornati nella rifondazione del nostro Milan. Prima di andare a farci la partita contro il Benevento, ragazzi, volevo vedere un paio di cose, visto che da un po' che non entriamo su FIFA e sul Milan. Allora, siamo esattamente a 8 punti di distacco dall'Udinese seconda e a 9 punti dall'Inter. Perfetto. La formazione, volevo vedere un secondo se avevamo qualche infortunato. No. Abbiamo entrambi le formazioni a posto. Ok, andiamoci a fare la partita contro il Benevento, dove useremo la seconda maglietta, loro la maglietta in casa. La formazione, io ragazzi uso la seconda, almeno sono sicuro che in caso ci fosse Benevento, almeno abbiamo comunque la formazione titolare tranquilla, senza avere problemi. Con Balotelli che tocca il primo pallone e inizia Benevento-Milan. Ecco il Milan subito con Under, Under che la passa verso Insigne, Insigne, Insigne per Calabria, Calabria che cambia lato dove trova Barreca, Barreca di prima. Locatelli, Locatelli per Under, Under Locatelli. Milan che inizia col tiki taka. Calabria, Calabria per Barreca, Bonucci. Bonucci che passa la palla verso Barreca. Barreca che prova a far partire Casadei, 1-2 Casadei Barreca. Insigne, Insigne di prima, Insigne per Balotelli, 1-2 Insigne, Balotelli, Insigne che prova il tiro, bruttissimo tiro di Insigne che la manda dalla parte opposta della porta. Però possesso palla, ragazzi, è nostro. Ecco ancora il Benevento che prova a ripartire, ma chiude ancora bene il Milan con Casadei, ma Fati recupera la palla, sbaglia l'appoggio anche il Benevento e Ciciretti, Ciciretti, Ciciretti che prova il cross in mezzo per Balotelli, non ci arriva Balotelli di poco. Dall'altra parte, rimessa laterale per i rossoneri, siamo ormai agli goccioli di questo primo tempo. Insigne che prova il pallone a buttarlo in mezzo, ma ancora Belek. Penso che la difesa, infatti, spazza via la difesa del Benevento. Rimessa laterale per il Milan, siamo in zona del centrocampo dei rossoneri. Mancano 2 minuti, vediamo se il Milan riesce a fare quest'ultima azione con Under che prova a passare in mezzo a due, finisce il primo tempo 0-0 amaro fra Benevento e Milan. Comunque il Milan ha meritato qualcosina in più. Allora, come vi avevo detto, Locatelli lo voglio togliere perché non ha fatto tanto. Io ci metterei un bel Jack e anche Insigne che è stanco. E ci vorrei. Allora, vorrei mettere Balotelli a sinistra, Ciciretti a destra. Con il nostro Pinamonti punta. Proviamola così con Balotelli spostato a sinistra. Ecco che inizia il secondo tempo con Fati. Fati che la passa verso Larsen. Ancora il Benevento che prova a ripartire. Siamo 0-0. Vi ricordo, ragazzi, qui a Benevento, questa partita molto combattuta. Il Benevento comunque a testa alta, non si chiude come molte squadre, ma attacca, prova anche a ripartire. Intanto fuori gioco, penso, del Benevento. Sì. Ok, ecco il Milan che ribatte la punizione. La passa verso Caldara. Caldara che la passa verso Barreca. Barreca di prima per Casadei. Ecco Casadei che prova ad avanzare. Ma non ci sono compagni che salgono con lui. Vento, ma ancora palla del Milan con Caldara. Intanto ci atterra un giocatore rossonero. Speriamo che non si sia fatto niente. Ander! La risolve sempre lui. Sempre lui la risolve, ragazzi, dai 30 metri Under segna sempre. Rivediamo i replay. Inquadra bene la porta, palo interno, gol per questo bellissimo 1-0 firmato Under. E Under la risolve in qualsiasi modo, ragazzi, segna solo lui. Ecco il Benevento che prova a ripartire con Fighty per Jarames, la prova a buttare lunga. Intanto Bonucci infortunato. Ecco ancora Bonucci, infortunato Bonucci, la spazza via. Dobbiamo fare un cambio subito, ragazzi, qua. Ancora il Benevento, ma chiude benissimo Gabbia. Li stiamo facendo rimanere a centrocampo. Ancora il Benevento che prova a ripartire con Genger. La prova a buttare lunga per Parigini. Ancora Parigini, Parigini ancora per Genger. Chiude benissimo ancora Calabria che la. E rimessa laterale, fischia l'arbitro ragazzi, ottimo così, 1-0, partita, bella partita contro il Benevento, visto che la prossima abbiamo il derby di Milano contro l'Inter.
Tanto vediamo le altre partite. La Samp vince 1-0 con la Spal, il Toro 4-0 col Sassuolo e il Cagliari 2-1 con l'Atalanta. Allora, prima cosa andiamoci a vedere per quanto sarà infortunato per 5 giorni, quindi Bonucci non penso che sia a rischio di saltare il derby. Andiamoci a fare gli allenamenti. Wolf che sale a 62, Guardone si avvicina a 76, Moretti che non sale più. Ok, andiamoci, avanziamo verso il derby contro l'Inter, dove c'è la prima contro la seconda, ragazzi. Penso di simularlo il derby, visto che comunque siamo a 11 punti, a 9 punti di distacco dall'Inter. Però ho paura di simularla, visto che è il derby, non lo so. Non lo so, no no no, non la simulo, raga, col cavolo che la simulo. Ok, andiamoci a leggere le nostre due mail. Ci è arrivato l'osservatore mensile, questo no, Nicola Conti no, Francesco Guidi no, Mattia Ricci no, Antonio Lombardi no e Federico Rinaldi no. Ok ragazzi, niente. Andiamoci a fare la partita contro l'Inter, il nostro derby. Il derby, ragazzi, è la partita più importante di questa carriera mia, visto che io sono milanista, quindi per me è un doppio derby. La formazione, ragazzi, è la solita. Eccoci ragazzi per questo derby numero 8, Inter-Milan, ragazzi. La partita più sentita da entrambe le dirigenze. Intanto inquadrano Mauro Icardi. Questa partita, ragazzi, è sentita da entrambe le tifoserie, da entrambe le squadre, entrambe le dirigenze. Il derby di Milano, ragazzi, è il derby di Milano. E il derby abbia inizio. Ecco Florenzi che cambia la presenza da Florenzi. Alessandro per Basaglia. Ancora per Chiesa, il Milan attento che cerca di sbagliare il meno possibile. Questa partita la sentono moltissimo i giocatori di entrambe le squadre. Ancora il Milan con il neo tornato Bonucci. Bonucci che la passa verso Florenzi. Florenzi ancora per Baselli. Baselli che cerca Martial. Martial che prova subito il tiro. Handanovic para. Ancora Verdi che prova a ributtare in mezzo. Chiude benissimo Gomez. Ecco l'Inter che prova a ripartire con Soriano. Soriano che la passa verso Vecino. Ancora l'Inter con Cavallero, Cavallero per Icardi, Icardi si ferma Icardi, vede libero Brozovic, Brozovic che la passa lunga per Martinez, Martinez che cerca Shaqiri libero ma la fa uscire. Altra rimessa per il Milan che non riesce a chiudere le azioni, ecco Bonucci, Bonucci che parte, Bonucci per Cutrone, Cutrone non passa, Cutrone ragazzi, non riusciamo a passare oggi, ancora l'Inter. Con Martinez che la prova a buttare lunga dove c'è Alessandro che chiude benissimo di testa, Immobile, Immobile ancora non ha toccato un pallone. Ecco ancora il Milan con Baselli, Baselli che la prova a ripassare per Immobile ma capisce tutto l'Inter. Ancora l'Inter con Valero, ancora per Shaqiri. Ancora l'Inter che avanza con Gomez e fischia l'arbitro, 0-0, fine primo tempo. Partita spenta, le formazioni spente. Non ci sono state azioni importanti. Adesso vediamo al secondo tempo se si sveglia un po' il Milan. Ecco ancora l'Inter con Soriano. Soriano, ancora Soriano che la passa verso Vecino. Vecino ancora che la passa verso Icardi. Icardi. Valero sbaglia tutto. Baselli. Ecco il Milan che prova a ripartire con una cosa di azioni per Verdi. Verdi che prova il tiro. 1-0 Milan, ragazzi. Simone Verdi. Ma che gol che ha fatto Verdi, simile al gol di Under della partita precedente, ragazzi. Andiamoci a rivedere questo replay, come tutti i replay. Simone Verdi, ecco ancora l'Inter che avanza con Brozovic. Martinez, ancora Martinez che la prova a buttare lunga verso Soriano, ma capisce tutto il nostro Florenzi che la passa indietro per Gigio. Gigio Donnarumma che la passa per Alessandro, Alessandro per Baselli, Baselli di prima per Bonucci, contropiede del Milan, ancora il contropiede, un altro contropiede del Milan, ancora lui, ancora
Ancora lui che la passa verso Cutrone, Cutrone che prova il tiro, respinta Immobile! 2-0 Milan! Quinto gol in Serie A e Milan in vantaggio di due reti. Milan che la apre con Verdi e la chiude con Immobile. Adesso ragazzi dobbiamo solo mantenere il risultato, perché ancora il Milan continua. Florenzi, Florenzi che cambia lato verso Alessandro, adesso il Milan molto più tranquillo a dimenticare, può giocare anche di tiki-taka. Alessandro, Martial, Baselli, Baselli che cambia lato verso Chiesa, Chiesa che fa da sponda per Florenzi, Florenzi indietro per Baselli, Baselli per Bonucci, Bonucci per Romagnoli, ancora il Milan che attacca con Alessandro, Alessandro Baselli, Baselli che cerca il compagno libero ma sbaglia l'appoggio, ancora palla dell'Inter con Vessino, l'Inter che deve velocizzarsi, ancora l'Inter che avanza, ancora l'Inter velocissimo da Alberto, ma passa indietro per Vessino, ancora l'Inter che prova ad avanzare con Icardi, Icardi che se ne mangia due, prova il tiro, 2-1 al 75esimo, prova accorcia, ma uno. Adesso è tutta ancora in bilico la partita, qui si prova a ripartire il Milan ancora riposato, ancora palla del Milan, punizione, ancora il Milan che batte velocissimo la punizione, ma ancora l'Inter, ma ancora il Milan, Alessandro che la passa verso Martial, ancora l'Inter con Gomez, ancora Clive, Clive che avanza, la passa verso Murillo, ecco ancora l'Inter con Vecino. Ancora Vissino che avanza, la prova a buttare lunga dove c'è il nostro Florenzi che chiude, la passa verso Immobile, Immobile di prima per Cutrone, Cutrone, Cutrone davanti alla porta, sfiora il 3-1 Cutrone ragazzi, ancora l'Inter con l'ultima azione, Goccioli, bravissimo, ancora il Milan con Martiale, fischia l'arbitro, 2-1 Milan ragazzi, 6 punti in due partite. Abbiamo fatto secondo me due ottime partite, la prima col Benevento più o meno lì 6 tiri a 5, 5 tiri a 3, più o meno l'abbiamo fatta lì. Ok ragazzi, andiamoci a fare gli allenamenti. La prossima puntata ragazzi sarà tutta, intanto Moretti è riuscito a salire di uno. La prossima puntata ragazzi sarà tutta calciomercato, visto che inizia il calciomercato, quindi io mi fermerei al 31 dicembre 2019, dove dalla prossima puntata inizieremo con l'1 gennaio 2020, dove inizieremo il mercato e cercheremo magari quei due o tre rinforzini che vi avevo anche detto nella scorsa puntata, che visto che volevo prendere Higuaín e fare lo scambio con Bonucci. Ho un giocatore comunque buono, di esperienza, visto che questo è l'ultimo anno con il Milan, quindi vorrei portare anche la Champions League, che non l'abbiamo ancora vinta. Visto che non l'abbiamo ancora vinta, abbiamo vinto per 2 anni consecutivi l'Europa League. Sì, ditemi voi se, i commenti, ditemi voi se devo vendere Bonucci, ditemi voi tutto quello che volete dirmi sotto, ragazzi, ditemelo. Per il resto, forza Milan, un saluto al vostro FK Gaming, bella!